Bene, vediamo i command block che abbiamo visto nelle ultime settimane e vediamo un attimo cosa sono. Allora, i command block sono l'equivalente di piccoli comandi, un po' equivalenti a quelli che fate quando fate lo slash, no? Quando fate slash e fate time set day. Questo è un comando, così come c'è anche weather, rain, credo, sì. Vabbè, adesso non era proprio rain, ma insomma i comandi sono di questo ordine di grandezza. Vedete che ce ne sono tantissimi, no? Tantissimi di questi comandi. Questi comandi possono essere messi dentro un blocco comandi. Quindi la primissima cosa da fare è ottenere un blocco comandi. Mi pulisco l'inventario, così vedete che non ho niente. E dobbiamo procacciarci un blocco comandi. Ora, il blocco comandi non si trova nell'inventario, quindi se io vado qua e gli cerco command block, non c'è, non esiste, quindi non riesco a trovare nessun command block qua dentro. Quindi come faccio per ottenerlo? Me lo devo dare, quindi devo fare give salazar command block, e a questo punto vedete che mi ha dato un command, 64 command block, dire il vero. Allora, i command block cosa facciamo? Li mettiamo per terra. Quindi la prima cosa, andiamo in un punto e mettiamo un command block qua. Vedete che ha questa forma, il command block c'ha questa specie di freccia. La freccia serve per poter attivare degli altri command block vicino. Osservate che il command block ha un colore, adesso vedremo dopo meglio. Come si fa a usare un command block? Basta cliccarlo a destra e vedete che possiamo dargli il comando di console. E quindi, per esempio, questo qui potrebbe essere un command block che imposta il time set night, no? Time set night, notate che è il comando che fa diventare notte. Possiamo mettere o non mettere la barra e per il momento diciamo che vuole un impulso. No? E vedete che ha bisogno del redstone, quindi cosa facciamo? Questo qui è un comando che imposta la notte. Però come facciamo ad attivarlo? Perché se gli clicchiamo col tasto destro lo impostiamo. Quindi per attivarlo dobbiamo metterci forzatamente un blocco vicino, fondamentalmente. Quindi prendiamo un blocco di terra. Ecco, a questo proposito, se facciamo rotellino centrale del mouse su un blocco qualunque, vedete che lo copiamo nell'inventario, quindi possiamo metterci un blocco e poi qui possiamo metterci un pulsante o una leva per attivarlo, il pulsantino. Il pulsantino, anche qui potremmo andarcelo a procacciare, vedete che qua c'ho dei pulsanti, oppure lo prendevo dall'inventario, tac. Oppure vado nell'inventario e lo cerco ed è pulsante, in inglese è button, voi probabilmente, quindi button, vedete, button. Ok, allora abbiamo detto che questo qui fa diventare notte, come facciamo a far diventare notte? Basta tasto destro e vedete che è diventata notte. Se vogliamo far diventare invece giorno, dobbiamo mettere time set day. Quindi facciamo time set day, facendo così vedete che diventa day. Quindi a questo punto uno potrebbe, facciamo give me stesso, gli mettiamo un sign, ok, i cartelli, perché possiamo mettere il cartello che diceva questo qui, time set day, no? Ok, così sappiamo che se premiamo questo diventa giorno. Quindi possiamo fargli a fianco un altro cosa che fa diventare notte. Per farlo dobbiamo, magari ecco queste cose qua possiamo anche nascondere in un certo modo, nel senso che questo qui possiamo copiarlo dietro. Copiarlo, se lo copiassimo semplicemente col control, no? Abbiamo il command block e se lo mettiamo qua, il blocco risulta vuoto, che non è bello. Buttiamo via. Invece se lo premiamo col control, quindi control, ah ecco perché non funzionava, se
perché control questo. Ah, ok, col control invece lo copio anche col suo contenuto. Il suo contenuto si chiama nbt e lo vediamo anche perché quando ci passiamo sopra, vabbè, adesso non lo dice, ma dovrebbe dire che c'è nbt. Quindi questo lo togliamo, quindi questo qui praticamente così fa diventare giorno e quindi time set day. E noi possiamo duplicarlo, quindi facciamo control questo, lo mettiamo lì e poi facciamo sempre con la rotellina, ci duplichiamo il pulsante e questo lo facciamo diventare time set night. Ok? Quindi a questo punto e ci mettiamo il cartello che questo fa diventare notte. Quindi notte. Ok. Quindi abbiamo detto che quindi quello lì fa time set day e questo qui fa time set night. In teoria vedete che è venuta notte, giorno e notte. Quindi non c'è bisogno di ricordarsi il comando, quindi in questo modo in pratica si migliora l'usabilità. Facciamo giorno. Ecco, poi magari si può nascondere tutto mettendosi gli altri blocchi sopra. Mettere dei blocchi sopra non è proprio la cosa più banale di questo mondo. Bisogna farlo lateralmente. Ok. Ok. Così vedete che abbiamo i tasti lì e comandano. Però il blocco comandi non si vede direttamente. Perché è bruttino da vedere, ok? Il blocco comandi in realtà lo duplichiamo e facciamo qualche altro comandino. Per esempio, fai piovere, no? Quindi, e fai bello. Quindi facciamo, premiamo, posizioniamo, facciamo sempre col copia e incolla in pratica, no? Mettiamo questo e questo command block gli mettiamo weather clear, che vuol dire che fa il sole, no? E quindi gli mettiamo il cartellino qui che fa sole, weather clear, ok? Quindi abbiamo fatto e poi aspettiamo weather, facciamo weather senza niente, vediamo cosa vuole. Ah, storm e sun, dice, no? Quindi possiamo mettere clear, che abbiamo detto che è il clear, che è già clear, e poi facciamo control questo, e poi duplichiamo al solito questo, e questo lo facciamo storm. Quindi glielo scriviamo al solito. Weather storm. Quindi facendo questo, in teoria, no, non ha funzionato. Però scusa, se lo facciamo normalmente, weather storm, tempesta. Weather clear. Quindi non ha funzionato. Vediamo un po' cosa abbiamo sbagliato. Weather usage is where there, l'abbiamo scritto, world storm e soon. Ma in teoria dovrebbe essere. Vedete che qui mi fa vedere il comando. Quindi in teoria mi sarei aspettato che l'avesse fatto, però per qualche motivo non lo fa. Forse vuole anche il mondo in questo caso. Noi in che mondo siamo? MV list, siamo in world, quindi se ne facciamo weather world storm potrebbe funzionare meglio. Weather world, che è il nome del mondo, funzionato probabilmente nel mondo comandi. Quindi
Quindi questo qui è lo storm e questo qui invece è... No, quindi dobbiamo farlo anche qua. Stessa cosa, weather, world. Ok, quindi facendo così vedete che torna bello, e facendo così invece fa piovere. Ok, quindi a questo punto abbiamo visto un set di comandi abbastanza elementari. Ora vediamo dei comandi leggermente più complicati, quindi prendiamo il nostro blocco, ce lo mettiamo un pochino qua distante e poi prendiamo, gli mettiamo davanti l'attivatore solito e il tastino, ok, e proviamo a fare a generare delle bolle. Allora, le bolle vengono fatte con un comando che si chiama particle, e si fa particle, e poi adesso vediamo, ci sono una serie di parametri. Come facciamo a sapere quali sono i parametri? Basta fare particle, invio, e vedete che mi viene la sintassi, quindi particle, il nome, poi vuole x, y, z, xd, yd, zd, poi vuole una speed, un count e poi tante altre cose, no? Ma adesso ci concentriamo comunque su qualche cosa di già fatto, cioè le bollicine le possiamo ottenere usando, qui ce l'abbiamo già fatto, vediamo un po', quindi le bollicine ce l'abbiamo qua, bolle colorate, quindi se andiamo a vedere vedete che si chiama mob spell, quindi prendiamo questo e lo copiamo tutto, quindi facciamo CTRL C, ok, qui in questo caso abbiamo copiato soltanto il comando, quindi andiamo qui, CTRL V, ok, particle mob spell, a questo punto vedete che otteniamo le nostre bolle di sapone. Ecco, vediamo un po' come cambiare questo comando. Allora, vedete che i primi tre, dopo mob spell, che vuol dire bollicine, c'è tilde, tilde 1, tilde. Allora, cosa vuol dire questo? Tilde vuol dire la stessa coordinata x, la coordinata y più 1, ricordiamo che la y è l'altezza, quindi va 1 più su del cubo, e poi tilde è l'altra coordinata spaziale, no? Se noi volessimo fare in modo tale che le bollicine partissero da più in su del cubo, facciamo tilde tilde 5, e quindi quando facciamo così vedete che le particelle cominciano un po' più in alto, quindi cominceranno lì. Adesso non so se c'è un limite, perché se gli mettiamo 10, sì, funziona anche con 10. Quindi può fare quindi un command block che fa le particelle, può fare le particelle anche discretamente lontano. Può anche farle a lato, quindi se qui invece di fare tilde 10 qua, gli facciamo tilde 4, questo vuol dire che lo fa, non so se sulla destra, comunque lo vediamo subito, nel senso che, infatti li ha fatti lì, quindi per vederlo dobbiamo metterci di qua, e vedete che le fa sulla destra, quindi l'impatto è che se noi ci mettiamo qua e proviamo a cliccare, lui ci butta le bollicine addosso. Quindi questo è le bollicine, magari le facciamo di nuovo, ecco, così le fa proprio dentro il blocco che l'hai messo, quindi facciamo così e vedete che nascono proprio da lì dentro, quindi come se fossero lì dentro. Perfetto, ci mettiamo il cartello, bollicine, ho già fatto prima ma faccio un duplicato, quindi bollicine per il video. Buono, ora oltre alle bollicine ci sono altri effetti che sono per esempio il... qui abbiamo... ecco, qui vedete tra l'altro che i blocchi hanno colori diversi. Questo colore qua per esempio fa lo smoke, quindi prendiamo il... quindi prendiamo questo, CTRL C, che fa lo smoke, e adesso vi spiego perché il colore è diverso.
Quindi qua in sintesi cosa facciamo? Mettiamo un blocco e CTRL V gli mettiamo particle smoke, vedete che lo smoke parte dal blocco e poi diciamo cosa significano gli altri tre numeri, indicano praticamente la zona in cui il blocco si deve, si generano le particelle. Quindi 1, 1, 1 vuol dire che tutte le particelle si concentrano nella zona di partenza, no? Nella zona di partenza, tilde, 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 e poi in un blocco. Ok, se noi facciamo questo, diamo ancora questo, quindi se facciamo questo, vedete che viene generato un fumo, tutto attorno. Ma probabilmente era 0, 0, 0. Vediamo un po'. Ecco, 0, 0, 0 è molto più compatto. Viene fatto uno sbuffo. Vedete? È uno sbuffo che non dà parecchia soddisfazione, perché magari lo vogliamo vedere un pochino di sbuffi insieme. Per fare questo è sufficiente dirgli che è un repeat. Allora, quando si fa un repeat cambia colore, diventa blu, e quando lo clicchiamo viene generato uno sbuffo, c'è una serie di sbuffi, quindi dura anche più a lungo. Quindi vedete che questo qui genera il fumo. Quest'altro numero indica la velocità del fumo, quindi adesso era 0, quindi è abbastanza lento. Non so se funziona, se gli mettiamo 5 dovrebbe in teoria. Ecco, vedete che esce molto più rapidamente. Magari per vederlo meglio gli togliamo il repeat, quindi torniamo in pulse, e quindi vedete che è uscito velocissimamente. E l'ultimo numero, quindi 5 magari è fin troppo veloce, gli mettiamo 3. È ancora troppo veloce, gli mettiamo 2. Velocissimo, velocissimo. 1. Direi che 0 probabilmente è la velocità adeguata. Magari accetta anche dei numeri con la virgola, 0,5. Sì, però esplode subito. 01. Ah, è 01. È un pochino, quindi no, in effetti si può controllare, ma bisogna mettere dei numeri veramente piccoli. Ecco, così va bene. Se vogliamo che parta un pochino sopra, abbiamo detto mettiamo 1 qui. E quindi vedete che fa lo sbuffo proprio sopra. Se lo vogliamo più grande, dobbiamo metterci più particelle create, che è l'ultimo numero, quindi gli facciamo 1000 particelle. Vedete che viene uno sbuffo un pochino migliore, no? Oppure possiamo addirittura fare un large smoke. Done. Large smoke, vedete che viene un bel batuffolo di fumo. Ok, quindi voi decidete come lo volete e lui genera praticamente questo, quello che desiderate. Ok, quindi questo qui vi ho detto che diventa il fumo. Quindi smoke, large smoke, eccetera. Ora vediamo, vabbè, un'altra cosa che abbiamo qua è il fumo bianco. Il fumo bianco lo si indica con cloud e andiamo a vederlo. Quindi copiamo, mettiamo CTRL V e qui cloud, vedete che ho fatto la stessa tecnica, lo fa due in sopra, tilde e poi lo fa in un ambito 111 e così via. Gli mettiamo la solita attivazione col pulsantino e vedete che adesso è venuto
Abbiamo detto che la velocità è dovuta a questa, gli mettiamo 0, 0, 1. È ancora troppo veloce. Mettiamo 0, 0, 1. Allora, facciamo 0, velocità di emissione. Vabbè, le cloud vengono così, quindi esplode già lui in partenza. Magari gli mettiamo di meno, di particelle. Mettiamo ancora di meno, 10 particelle. Ecco, quindi vedete che ad esempio così 10 particelle sono di poche, quindi potete mettere praticamente il numero di particelle che volete e ottenere questo effetto. Mettiamone sempre 100, 1000. Zaff. Ok, gli effetti ci sono parecchi, quindi li potete trovare. Dunque, mettiamo comunque queste qui sono nuvola. Ah, una cosa che abbiamo visto è la possibilità di un blocco di dire, di parlare, no? Quindi se prendiamo questo blocco e gli diciamo di dire al giocatore vicino, gli dicevo ciao, questo qui praticamente cosa fa? Vedete che dice la console, io ciao. Quindi questo mi dice... mi parla fondamentalmente della console. Alternativamente, osservate che normalmente i blocchi parlano e si dicono playing effect cloud con chiocciola. Chiocciola vuol dire che non si sa chi ha parlato. Se vogliamo dargli un nome al blocco, quindi vedere chi è che parla, cosa che io raccomando, conviene appunto rinominare i blocchi. E come si rinominano i blocchi? Si prende la cosiddetto, credo che si chiami anvil, anvil, e l'anvil sarebbe l'incudine. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo diciamo così, clear inventory per non confondersi, no? E poi facciamo questo blocco, che era quello che diceva ciao, ad esempio. No, prendiamo questo qui che faceva la nuvola, no? Lo copiamo, quindi ci compare, vedete, lì. E poi, l'anvil abbiamo detto, quindi give sans anvil, l'anvil ce l'abbiamo lì. Quindi mettiamo per terra l'anvil e poi tasto destro. A questo punto questo blocco che vedete che c'ha un NBT lo mettiamo qua. E a questo punto invece di chiamarlo command block, questo qui lo chiamiamo nuvola. No? Facendo così lui ci ha... vedete che è diventato nuvola. Nell'inventario diventa nuvola. E quando andiamo a posarlo, quindi se lo posiamo, quindi questo lo togliamo e al posto di quello ci mettiamo la nostra nuvola. Ecco. Allora a questo punto se gli facciamo tastino destro, vedete che qui abbiamo in basso a sinistra nuvola playing effect cloud for 1000 times, ok? Allora, se vi domandaste quali sono gli altri comandi che si possono fare, le altre particelle che si possono produrre, ci sono, c'è proprio sul sito, c'è proprio un sito che le fa vedere. Basta cercare particle Minecraft e noi abbiamo tutte le possibili particelle. E le particelle vedete che sono veramente tante, cioè sono praticamente tipo la fiammella, Angry Villager, Barrier, Fumo, poi c'è Bubble, proviamo brevemente Bubble ad esempio, giusto per idea. Bubble, come facciamo a provare Bubble? Andiamo qui, anzi facciamo così, questo lo togliamo, facciamo control questo.
Ok? E qui al posto di dirgli particle cloud, gli diciamo bubble. A questo punto ci mettiamo a fianco e vedete che queste sono proprio le bubble. Sono proprio delle bubble che però vedete che sono molto, durano molto poco. Queste qua duravano un po', queste bubble durano poco. Quindi per vederle durare un po' di più, non so se magari poi si possono dare altri parametri, comunque mettiamo 0,1, no, durano poco, quindi forse l'unica alternativa è di mettergli repeat, perché repeat fondamentalmente le fa durare un po' di più, no? Ok. Altri comandi che si possono fare sono, li cercate qui sotto la voce commands, commands for Minecraft, quelli sono tutti i comandi che commands official Minecraft Wiki, e ci sono veramente tanti, tipo qua li vedete, adesso non stiamo a guardarli, questi sono quelli di base. Ma abbiamo poi infine la cosa, il clou della serata, che sono i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio ce li abbiamo, a questo punto non li faccio neanche costruirli, ma ve li faccio vedere direttamente. Il fuoco d'artificio vedete che è ottenuto con un comando abbastanza complesso. Questo qui, Summon Fireworks. Questo fuoco d'artificio, se io lo clicco, vedete che compare praticamente tutto questo effetto. Tutto questo effetto che tra l'altro farebbe anche rumore. Vediamo un po' se riesco a produrre rumore. Vediamo, options, music. Ah, ok, facciamo la musica, la togliamo perché mi dà fastidio. Mettiamo un po' di volume. E qui facciamo così. Ecco, vedete che qui abbiamo il fuoco d'artificio, che è molto caruccio. Il fuoco d'artificio un pochino più complicato è questo qui, in cui facciamo, clicchiamo, lui agirà sul blocco questo, che è un po' più complicato. E qui vedete che esce di tutto. Per vederli bene, però i fuochi d'artificio conviene forse metterli notte. Quindi facciamo time set night, tac, e poi riproviamo. Vedete che questo fa una serie di effetti sovrapposti. Ora voi, se vi domandate come si fa a ottenere questo effetto, dunque io me lo sono, cioè c'è proprio un sito che raccoglie queste cose, ed è questo Firework Generator, e questo qui, questo sito, magari lo vediamo, si chiama minecraftupdates.com/fireworks. Gli potete mettere il tipo di, esempio questo qui, se vogliamo fare una stella che è colorata in rosso, ma anche delle tonalità verdi, per esempio. Generiamo questo, vedete che ci ottiene questa cosa, Ctrl C, andiamo qua dentro e possiamo generarne un altro, nel senso che questo qui, magari che è qua, facciamo Ctrl e ce lo salviamo lì. E poi qua ci mettiamo Ctrl V, quello che abbiamo detto. L'unica cosa che se facciamo così non funziona, dà errore, perché bisogna mettere, in realtà, bisogna mettere Fireworks Rocket al posto di Fireworks Rocket Entity, e quindi lo facciamo Firework
Fireworks, spero che ci selesse, Rocket. Rocket. Adesso vediamo subito se ci andava l'S o meno. Direi di sì. Ecco, questo è l'effetto stella. E vedete che l'ha fatto rosso e verde come gli abbiamo chiesto. Quindi direi che questo è un po' tutto quello che abbiamo fatto martedì scorso. Ok, e quindi abbiamo visto varie cose. Poi qui c'è anche un altro effetto. Ah beh, qui forse l'avevo un po' disabilitato. Ah sì, l'avevo cancellato, ma non importa. Comunque, direi che per come inizio per i command block e per i loro usi, direi che abbiamo visto abbastanza.